4,75 già avevamo compiuto 2 sequestri, alcuni mafiosi che eravamo, diciamo, a Milano, e però tutte queste persone metà erano persone che avevano delle attività a Milano, avevano botteghe, quindi conoscevano, e metà eravamo alloggiati, si saliva di Palermo, si stava 8 giorni, quindi 10 lei giorni. L'ha mai conosciuto Berlusconi? L'ha mai... Io non ci ho parlato mai, ma so che... Allora io mi ricordo che prima di tutti io partecipai nel sequestro di Emilio Barone, era uno di Lodi, che io purtroppo ho avuto sempre questo comportamento così bonario, e questo un giorno mi dice che quando sentiva la mia voce, che mi diceva il buono, perché io mi ci sedevo accanto, ci toglievo la catena, ci dicevano ma ci voglio vedere la pistola, non cercare di scappare perché t'ammazzo. E l'avrebbe ammazzato se scappava? Ma sicuramente sì, perché io mi fidavo e allora avevo quella mentalità del mafioso, quindi se mi sentivo tradito, insomma. Chi diede l'ordine, da chi partì l'ordine del sequestro Berlusconi e perché soprattutto quel sequestro? Allora, allora c'era... io sapevo che eravamo saliti di nuovo perché si doveva sequestrare io non è che sapevo che era, diciamo, Berlusconi, quello che stavo facendo Milano 2, oppure quello che aveva comprato Lippi, tutte le pompe di benzina, che era dopo quello che dopo è stato ministro, non mi ricordo in questo momento, quello con i capelli bianchi, e dopo si è cappottato per Berlusconi, perché Berlusconi era più afferrabile, perché ogni 8 giorni, 10 giorni andava negli uffici a Milano 2 andare a controllare, insomma. Però mentre eravamo tutti là, tutti pronti. Ma da chi fu dato quest'ordine? C'è una persona che diede quest'ordine, no? Ma noi eravamo dei gruppi di Stefano Montati, di Enrico Mono, di Insirillo, eravamo questo gruppo, diciamo, di persone. Quindi parti dai Montati l'ordine di sequestrare? No, eravamo completamente, eravamo a Milano persone che facevamo parte della famiglia di Stefano Montati, di Enrico Mono e di Gaetano Badalamenti. Dopo, mentre noi si aspettava di un momento all'altro che portavano questo di Milano 2, Nino Badalamente, cugino di Gaetano Badalamente, chiedeva a noi, ve ne potete andare in Sicilia, tornate, montate tutto, perché noi facevano finta che affittavano dei magazzini nuovi per impiantare una bottega. Di solito i pianoterra a Milano avevano tutti scantinati, e noi i scantinati facevamo, diciamo, queste cellette. Però vedi, anche diciamo nel sequestro delle persone, diciamo, noi palermitani, noi mafiosi, avevamo un certo contegno, cioè noi non sequestravamo né donne e né bambine. Perché faceva parte del codice. Perché faceva quel codice che per noi le donne e i bambini erano intoccabili. Prima di staccare per qualche minuto, così prendiamo fiato. Sì. Volevo chiederle. Sappiamo che a Mangano non era una cima, tant'è che molti appartenenti di Cosa Nostra, quando si doveva fare qualche lavoro e non veniva fatto bene, c'era la frase: lo facciamo alla Mangano, significava lo facciamo che non va bene, perché ci fu un episodio di furto. Perché Cosa Nostra decide di mandare proprio Mangano ad Arcore? Guardi, perché Mangano aveva un parente, non so se era il cognato, che era un personaggio importantissimo. Come si chiamava? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Aveva un cognato importantissimo. Dopo lui era nella famiglia di Stefano, di Pippo Calò, che in quel periodo Pippo Calò... Questo cognato aveva contatti con la politica? Guardi, io non lo so, io non lo conoscevo al cognato, sapevo che era un personaggio importante. La faccio sorridere, no? Noi
con questa intervista possiamo passare alla storia. Non mi interessa passare alla storia perché... Se lei ricorda, capisce? No, io completamente non ne... So che avevo questo cognato, però non so come si chiama, altrimenti non avrei nessuna difficoltà a dirlo. Quindi Manga non viene scelto perché ha questo cognato influente. Ha questo cognato influente, è amico di Pippo Calò, è molto amico di Stefano Montani, decidono di portarlo là perché non lo so. Aveva... Cosa doveva curare Mangano? Cosa avrebbe dovuto curare? Ma non curava niente, Mangano era là. Vabbè, mica cosa nostra manda. No, Mangano era via, non fare nulla. Era là, Mangano era là soltanto per avvisare. Vedi, se lei guarda il periodo, ci sono i calabresi che fanno sequestri, i sardi che fanno sequestri, Frenti Duratello, va bene, con altre persone che fanno i sequestri lampi, che se ne è parlato poco, però i sequestri lampi, sa quanto tutto Duratello quanto sequestri lampi ha fatto? Anche lei nemmeno se lo mai, cioè sequestrava uno, perché loro erano, che milanese, avevano in bischi che conoscevano a quelli importanti. Se lo portavano, lo tenevano 3-4 ore, durante la notte ci andavano finta che doveva scrivere qualche lettera per la famiglia, tutta assieme ci diceva il Duratello, senti, se io ti lascio libero, me li dai un miliardo, allora, insomma, viceversa di chiederne 3-4, insomma, quello che era sequestrato e sapeva che aveva i soldi, si chiama sì. Ma stai attento, se domani non me li porti o dopodomani, dopo ti riprendiamo e ce ne dai 10. E questi venivano chiamati i sequestri lampi, che li facevano soltanto Duratello con i famosi 7 uomini d'oro che c'erano allora, Bosse, ma insomma tutti questi milanesi. Mangano era là per far capire a queste persone qua non si tocca, no, la realtà è che Mangano era là per dire agli altri qua ci sono i siciliani. Lì volevo arrivare, era ipotizzabile che Duratello magari potesse rapire Berlusconi e la figura ma di non Duratello, ma c'erano i calabresi che erano molto più, ma in quel periodo ci sono i calabresi che fanno come i siciliani, sono in tutti i paesi della Lombardia, ci sono i sardi, non erano in Italia forti come in Sardegna, va bene, ma sia i siciliani che i calabresi l'avevano in mano. Ma lei, casi figura, c'erano periodi in cui c'erano 30 persone sequestrate, cioè sembra una cosa assurda. E non se ne parlava, non se ne sapeva, le dice, di telegiornali. Ma non se ne parlava perché, non lo so, dopo ci sono state inchieste, ci sono stati i camorristi che hanno detto che c'erano personaggi importanti che erano implicati nel manovrare, nell'indicare personaggi, insomma, l'Italia purtroppo è questa. Noi ci fermiamo per qualche minuto, mentre noi ci fermiamo mandiamo in onda i suoi quadri che hanno ripreso all'ingresso. A me fa piacere perché i miei quadri sono il mio amore. Io purtroppo sono rimasto da 6 anni vedovo, quella persona che mi amava è andata via. C'è sempre una piovra su questi quadri. La piovra è, diciamo, però oltre la piovra ce ne sono, che c'è l'Aquila, ci sono altri simboli e che la piove è il male, la piove è il male che abbraccia tutto il bene. Però dopo subentra, diciamo, l'Aquila che è una portatrice di bene, oppure la colomba, insomma. Dopo ho fatto alcuni in cui c'è un simbolo, diciamo, celestiale che taglia la testa alla piova, insomma. La piova comunque il simbolo proprio è quello che rappresenta la mafia che abbraccia tutti. Infatti ci sono, che ne ho fatti tanti, diciamo, dipinti di Corleone con la piovra che diciamo porta quella realtà passata che purtroppo che si negava, esatto, perché il mare era quello che tante realtà della Sicilia e della Bassa Italia si negavano.
Noi ci fermiamo per qualche minuto, muto, e riprendiamo per gli ultimi 10 minuti della... Faccia con comodo, io sono qua a sua disposizione. Signor Mutolo, riprendiamo la seconda parte della nostra intervista. I temi che andiamo a toccare adesso sono un po', diciamo, i temi più caldi, no? E il suo incontro, soprattutto con il giudice Falcone. Come andò? Allora, il giudice Falcone non è che a me mi trattava di questo degli altri. Il giudice Falcone era un uomo che perseguiva il male, non le persone. Cioè, a me vengo preso in una retata nel 1982, io, mio padre, mio fratello e una trentina di persone, quando c'è la strage nella circonvallazione di Alfio Ferlito, tra i carabinieri e l'autista. Siccome era la zona mia, dove io con il comune eravamo là, mi vengono a prendere. Lasciano a tutti, dopo 2 giorni, mi dovevano lasciare anche a me, ma siccome Falcone sapeva che io ero un trafficante, sapeva delle intercettazioni, delle cose, perché nell'82 ancora non erano queste ambientali, erano cose nuove. Escono tutti e a me mi spicco un mandato di cattura, a me, a Buscetta, e un certo Combachibbe, pezzato che tornate. Un trafficante cinese. Quindi io sono, ho questo mandato di cattura e indagato per questa strage e altre cose. Quindi io sono uno dei primi ad essere arrestato, che dopo ci coinvolgiamo nel massi processo di 700 rotte, che dopo vengono fatti 3 tronconi, va bene? E io purtroppo ho tutti i mandati di cattura di mafia che fa Falcone per il massi processo. E succedono delle cose in cui ci conosciamo bene, diciamo, e io l'apprezzo come uomo, perché io vengo arrestato dopo per altri traffici di droga con un nipote mio, sempre nel massi processo, un certo Carlo De Caro, il padre Vincenzo, per salvare al figlio, perché diciamo, ma mio figlio è giovane, 18 anni, perché io me l'avevo portato per farmi l'autista, perché non avevo la patente, avevo il foglio rosa, quindi lui aveva il patentino e io con il foglio rosa portavo la macchina. Collabora, ci dice a Falcone alcune cose, però non era un mafioso questo cognato mio. E io giustifico alle persone e ci dico a Falcone: senta, ma mio cognato non è un mafioso, quindi che cosa può sapere che la mafia non è. Lui si metteva a ridere, però il motivo che dopo io ho saputo era perché a mio nipote lo portano via del carcere di Palermo e dopo lo fanno uscire. La interrompo un attimino. Nel momento in cui lei incontra Falcone... Ora arrivo come nasce, diciamo, questa stima mia verso di lui. Un giorno, dopo alcuni mesi, qualche mese, perché mio cognato, essendo che aveva collaborato, mia sorella, che era il marito, la moglie, con i figli vengono trasportati in Alta Italia. Dopo qualche mese e mezzo, mi chiama Pippo Calò e un certo Giuseppe Leggio, un amico mio, e mi dicono: sai Gasperi, dice sappiamo dove è tuo cognato, dice mandaci a tua moglie, a qualcuno, e dice che rimanga, perché c'erano stati i ganci, altri per sto spatolo, insomma alcuni personaggi mafiosi l'avevano arrestato. Ti fece capire che potevano ammazzarlo se parlava, sto capendo bene? Sì, no, esatto, avevano, cioè, io vado da Falcone, siccome c'era mio fratello pure nel massi processo, perché già c'è il massi processo,
ci dico vai da Falcone e dici che mi chiama con una scusa che ci devo parlare. Mio fratello di cuore va al tribunale, parlo con Falcone, che c'è mio fratello, perché Falcone sa che il delinquente sono io, esatto. Mio fratello è per il presto perché c'erano delle intercettazioni. Mi chiama per un interrogatorio e io ci dico, senta, ma guardi che mi hanno chiamato e mi hanno detto dov'è il mio cognato. Cioè io devo ringraziare a questi mafiosi, perché se erano cattivi, per come lei pensa, questi mafiosi, andavano là e andavano a uccidere mia cognata, mia sorella, i figli. Quindi lo faccia trasferire subito, perché la mafia lo sa, perché c'era andata mia moglie, aveva parlato con mia sorella e mio cognato, e mio cognato e mia sorella dicono ormai che noi non rimaniamo. E di là nasce una certa simpatia, perché io vedo subito che Falcone capisce che io ho fiducia e lui subito fa spostare a mia. Quindi quando io dopo sono che voglio collaborare, che dopo nascono altri interrogatori, altre cose, gli avvocati si stupiscono, perché io arrivai al punto che ero entrato in simpatia con Falcone, perché io che le dicevo questo. Mi chiamo Gaspare Mutolo, sono nato a Palermo al 5240, sono innocente. Lui mi guardava, si metteva a ridere, faceva il suo... Un giorno ci faccio così, non mai. Mai ne offre qualche cosa. C'era l'avvocato Inzerillo, Francesco Inzerillo, che è ancora vivo, e un altro avvocato che era giudice, si era tolto di giudice e faceva l'avvocato mio. Lui si alza, va nel scatenzone, prende il grandante, il whisky, e gli avvocati erano sbalorditi, perché sono... Comunque... Quando, ad un certo punto della sua storia, della sua collaborazione, accade una cosa importantissima, secondo me. Cosa accade? Accade che Contrada le manda i saluti. Qua, ora ci arriviamo. Cioè, il primo così io... Parlo con Falcone, perché quando io decido di collaborare, io voglio collaborare con Falcone, non è che voglio collaborare con i giudici. Mando un avvocato in via Giulia, ci dico, gentilmente ci dica al giudice Falcone che ci voglio parlare, non è che le dico all'avvocato, oh, voglio collaborare, esatto, ci devo parlare. L'avvocato, un calabrese, ci va. Mi viene e mi dice, sai, dice, sono rimasto strano perché Falcone che mi ha detto, ma è Gaspare? E io dice sì. Dice, e mi è sembrato contento, diceva, che dopo giorni viene lui e Gian Nicola Sinisi. Dove avviene questo incontro? A Spoleto, al carcere di Spoleto. Quando tutti chiudono, ho una certa oraria, lui mi fa scendere, io stavo partendo per andare a Pisa perché facevo io il paralitico. Finto che ero paralitico, perché io ho sofferto sempre delle nazioni. E chi sapeva che lei quel giorno incontrava Falcone? No, nessuno. Lui aspetta che chiudono a tutti, e quindi e mi chiamano in matricola. E c'era lui con Gian Nicola Sinisi. La cosa comica è che questo Gian Nicola Sinisi si mette a ridere, perché arrivo con le stampelle, tutto tipo che era paralitico, stava andando a Pisa. Perché io, all'epoca era il periodo che bisognava anche fingere in carcere, no? Logico. Ma io me ne stavo andando io a Pisa, a Centro Virgo di Pisa. E Falcone mi fa, appena io entro, dice, ma sono necessarie queste stampelle? No, me lo sto. E quindi lui si mette a ridere. Dice, come? A che era tutto storto e che stupido. Allora ci ho detto, senta, io ho deciso di collaborare, però voglio collaborare in una maniera diversa di come ha collaborato Buscetta con Torno e Mannoia. Io desidero collaborare dal suo ufficio e andare a finire da Carnevale a Roma, quindi io devo tagliare questo cordone umbilicale che c'è tra la mafia e lo Stato. Dal mio ufficio, dal suo ufficio, e stiamo qualche ora a parlare.
A un certo punto mi fa dire: Gasperi, io però non posso prendere le tue dichiarazioni perché non faccio più parte dei giudici, io faccio un altro lavoro. Io subito gli dico: no, allora argomento chiuso, mi scuso se te l'ho disturbato, io non collaboro. No, dici Gasperi. Ma perché lei voleva proprio Falcone? Perché le dava una garanzia a Falcone? Perché era la garanzia, insomma, in quel periodo l'unica garanzia era lui. Ma lei pensa, la corte d'assise di Palermo, che è una vergogna, uccidono al capitano Basile, prendono a quelle tre quasi sopra il fatto e le mandano a sorte. Dai. Le do del tu, le do, no? Sì. Mi perdoni, Gasper. Lei sceglie Falcone e lei non è una persona di primo pelo. Sì. Ok? Lei sceglie di collaborare con Falcone giustamente perché Falcone le dà una garanzia. Perché avevo io conoscevo. Quando anche si processo lei si ritrova Carnevale. Il giudice. No, Carnevale è a Roma. Noi già avevamo l'assicurazione che quando il processo arrivava a Roma, esatto, di Falcone andava a finire in un paese sudamericano a fare l'ambasciatore perché non era degno di fare il giudice. Noi, Mafiosi, quindi voi capite che quando viene nominato Carnevale la trattativa sta andando avanti. Lasciamo andare la trattativa, per ora che non è. La trattativa c'è stata sempre e c'è sempre tra Stato e poteri occulti. No, io dico altro, dico la garanzia per Cosa Nostra era Carnevale lì, a quel processo. Era Carnevale, ma non solo Carnevale, era altri politici importanti, ora sono morti, poi viene Andreotti, Lima, insomma erano le garanzie queste, erano Carnevale, era la garanzia nel processo, al tribunale. Perché lei prende un processo di mafiosi che Carnevale condanna. A Roma, no, a Roma c'era a scatenazione. Quindi io sapevo, avevo vissuto, ero andato io da magistrati a raccomandare, a portarci l'olio e parlare. Insomma, io conoscevo l'ambiente, quindi io non avevo, ma non per cosa. L'ambiente era quello. Una volta io avevo cambiato e io non è che subito collaboro così, io ho riflettuto diversi giorni. Quando c'è le masse processi abbiamo visto noi a Giordano, che è un bravo giudice, un bravo uomo, ma noi ci siamo messi a ridere perché nessun magistrato di ruolo ha voluto fare il masse processo. Quello veniva del civile, noi ci siamo messi a ridere. Chi è questo Giordano? Un civilista. Aveva una paura. La madre era questa allora. E in quale momento qualcosa è iniziato ad andare storto? Cioè, cosa è saltato? È saltata che io, prima di tutto, mi prendo un dispiacere moltissimo quando muore la moglie di Giovanni Bottate che sta facendo il caffè. Mi prendo un dispiacere quando uccidono il figlio di Nino Badalamenti, che mia moglie con gli occhi di fuori mi dice: state uscendo tutti pazzi. Mia moglie non è che sapeva le correnti, capiva che era mafioso, no? E io ci ho detto: fatti i cazzi tuoi, perché non le potevo dire io, sono i signori corleonesi, ma non corleonesi di Corleone, quelli che non ho. Affiliate con Rina, palermitane che erano affiliate con Rina. Ma quando si parla di stato deviato, in realtà cosa si intende? Chi erano queste persone che facevano parte? Cioè, parliamoci chiaro, se Cosa Nostra è un'entità, Cosa Nostra è un'entità riconosciuta, perché è esistita Cosa Nostra? Sì. Cosa Nostra, se trattava con uno stato deviato, dall'altro lato io immagino che ci siano dei nomi, delle persone. Ma non si tratta, guardi, si tratta di una collaborazione che c'è, cioè un magistrato, esatto, i suoi, che i magistrati stanno quasi tutti bene con i politici, non è esatto, spieghiamo in Sicilia, ma i guardiani chi erano che ci guardavano i terreni, i mafiosi. Quindi quando ci dovevano chiedere un favore al magistrato, magari io ammetto che il magistrato
non capiva che quello era mafioso, ma comunque aveva fiducia in quella persona, se quella persona ci accompagnava il bambino a scuola. Ma a me, per esempio, quando mi hanno difeso per l'omicidio Cappello di un agente, non è che l'avvocato Gallina mi ha difeso e Mormino, che erano i migliori avvocati che c'erano a Palermo, esatto, e a Palermo avevamo gli avvocati, senza offesa, per l'Italia molto buoni. Non è che dicevano, questo è un lavoratore, questo è un poveraccio, dicevano, Presidente, se noi a domenica andiamo ancora in chiesa e ci portiamo il bambino a passeggiare nei parchi, grazie a queste persone. Mi sono spiegato, non dicevano mutole un lavoratore, grazie a queste persone che intendevano dire. Era un linguaggio che i magistrati. Quindi noi parlo con Falcone e Falcone mi dice che non poteva prendere le mie dichiarazioni perché stava facendo un altro lavoro. Io subito ci dico, no, io non collaboro più. E c'è Gian Nicola Sinisi che è testimone. Ma lei come si spiega che Contrada, uscendo, se non sbaglio era il ministro Mancino, sì. Uscendo che per 20 anni ha negato, il ministro Mancino per 20 anni negava questo incontro che aveva avuto con Borsellino. Dopo 20 anni forse si è ricordato e ha detto se ne è uscito con questa battuta. Sì, ma in fin dei conti che cosa ha detto Mungolò? E io non mi ricordavo. Ma quindi Contrada dicendo Borsellino, perché lei poi dopo Contrada ovviamente sapeva che io stavo collaborando, perché tra di loro ci sono, purtroppo lo Stato non è, ci sono persone per bene, ci sono persone che magari ne fanno il doppio gioco. Il doppio gioco perché lo devono fare? Non lo so, perché è una cosa che fanno. Una cosa che non mi sono mai, non sono mai riuscito a dare una risposta, no? E come mai tra tanti collaboratori di giustizia, alla fine io poi batto sempre lì, se ne sarà accorto, no? Come mai non è venuto mai fuori chiaramente il nome di persone appartenenti al sistema politico italiano? Come non è venuto mai? Però mai nessuno è stato condannato. Andreotti, io ci porto un paragone solo. Andreotti era la persona politica più importante che c'era in Italia. Se lei legge bene la sentenza, Andreotti fino all'80 faceva parte di questa collusione con Stefano Contrada. No, perché andò in prescrizione. Scusi, ma che la prescrizione. Allora, a parte che Andreotti aveva all'avvocato Coppi, e io sono sempre convinto che la rovina dell'Italia sono gli avvocati che sono al Parlamento. Esatto. Mentre dicono i politici che la rovina sono quei pochi giudici che sono al Parlamento, no, io dico da persona competente, la rovina sono gli avvocati, perché ci sono 6 magistrati al Parlamento e 130 avvocati che fanno gli interessi di queste persone. E in quel periodo, Mutolo, sappiamo tutti che Provenzano ancora doveva essere arrestato, sì, se non sbaglio, e poi c'è ancora oggi abbiamo, sì, Matteo Messina Denaro che è introvabile. Sì. Messina Denaro farà alla fine di... Lei in quel periodo era a conoscenza di dove potesse essere Bernardo Provenzano? No. Io posso dire questo, che io conoscevo ed ero molto amico e rispettavo tanto a Ailardo. Siamo stati noi nell'83 assieme a Famigliana e già lui parlava male di suo cugino e dei corleonesi, di quello che facevano. I Madonia sarebbero. Madonia di... ci sono due partiti, di Madonia palermitana e quello e suo cugino Madonia di là. Io mi ricordo che è venuto Gianni Di Gennaro, che allora era capo della via, e mi è venuto a dire: Gastre, conosce Dino Ilardo? Come? Siamo stati assieme, ci sei una persona per bene, era incontro a questo sistema che stanno facendo i corleonesi. Forse era il periodo in cui hanno voleva, dice no, perché dice, ha chiesto un po' di aiuto, si vede che doveva fare una piccola ricerca pena, e l'hanno fatto uscire. Ma la fine che ha fatto Ilardi, ma non è l'ha fatto soltanto Ilardi, noi sappiamo che la stessa fine l'ha fatto Gioia,
Ma sicuramente se noi scattabelliamo, ce ne sono diversi. Che idea si è fatto lei della vicenda Ilardo? Perché Ilardo, io vado un po' a memoria, no? Mi corregga se sbaglio. Ilardo, come Gioè e come qualche altro, volevano collaborare, ma sapevano le male parte le hanno fatto queste persone chiamate dei servizi segreti, deviati, tipo Contrada, che dice: io sono contento che a Contrada ci hanno dato il risarcimento danno di 700 milioni, tutto buono e bene, io non è che ho niente contro la persona umana di Contrada, il suo sistema, esatto, perché una persona che è della polizia forse ha colpo lo Stato perché non li fa stare bene, ma queste persone però che fanno il giuramento, e come noi quando eravamo mafiosi facevamo il giuramento, le persone politici e persone delle istituzioni fanno dei giuramenti, si dovrebbero comportare bene perché vengono pagati bene, e quando io ho detto più di una volta, e spero che la Meloni faccia qualche cosa, il presidente donna, che finalmente è una donna, che quando una persona sbaglia, politico, è colluso con i mafiosi, con uno della malavita, parliamo non della mafia, della malavita, non deve fare soltanto il reato, ci sequestrano soltanto quelle cose, devono mentire se vogliono fare delle cose buone. Le stesse leggi che ci sono per i mafiosi. Tu, politico, sei colluso con il mafioso, ti sequestriamo tutto, quello che c'è all'estero, quello che sei inguattato, non ti sequestriamo soltanto quello che stai facendo, perché l'esempio buono lo dovrebbero dare i politici. I politici, siccome danno l'esempio brutto, lei pensa che a Palermo, Cuffaro dell'Utri, esatto, hanno fatto reclami per il sindaco che c'è. Lei pensa quale? Oppure qualche altro politico voleva fare e aveva proposto come Berlusconi fare il capo dello Stato. Io mi sono messo a ridere, ma non per Berlusconi, che io stimo come uomo, come imprenditore, ma non come capo di Stato. Ma mi vergognerei io stesso che sono un ex collaboratore, esatto. Cioè noi collaboratori siamo tacciati come male, che facciamo male. Queste persone che fanno del male veramente, cioè si dimenticano subito, cioè gli avvocati che sono a Parlamento, fin quando sono a Parlamento dovrebbero fare soltanto i parlamentari, no? Che fanno avvocati e Parlamento. Ritornando a Ilardo, prima lei ha ricordato Gino Ilardo. Ilardo però portò lo Stato a fare pendere perché lo Stato non volle, secondo me? Perché lo Stato, io come ho detto in atti, c'erano tre correnti. C'era la corrente persone che si cacavano addosso, scusa l'espressione, persone che erano collusi con la mafia e persone che lottavano veramente la mafia, per dire mafia, ma il male. Io fortunatamente sono imbattuto in quelle persone che combattevano il male. Ecco io perché sono così e sono ordinato, perché io sono ordinato, perché dopo io collaborando ho conosciuto diverse persone, ho conosciuto Salvatore Borsellino, ho conosciuto Giorgio Bongiovanni, che mi hanno aperto nuove strade, nuovi pensieri. Va bene, io oggigiorno, io basta che guardo una persona negli occhi, io capisco se quella persona mi ha perdonato, capisce che le sofferenze che io ho avuto, perché io ho avuto tante sofferenze quando ho capito il male che io ho fatto a mia moglie, ai miei figli, a mia mamma, a mio padre e a tutta la mia famiglia. Va bene. Le ultime due domande voglio farle, Mutolo. Nel momento in cui si decise all'uccisione del giudice Falcone, si narra che all'interno di quel garage fosse entrata una persona dei servizi, però ecco, siamo sempre lì. Quello era Borsellino. Borsellino. Sì. Fosse entrata una persona all'interno di quel garage, una persona appartenente ai servizi. Sì.
È verosimile secondo lei che Cosa Nostra organizza un attentato e non sa chi è presente in quel garage, anche per una forma di riservatezza e di tutela? Il nome di quella persona, lei che spiegazioni si è dato? Vedi, è persone della mafia, quando avevano persone, la fiducia a persone anche se non appartenevano alla mafia era uguale, perché quelle persone insomma avevano una stima, hanno una, un contegno, quindi se avevano fiducia a una persona anche se non era un mafioso, era là, vuol dire che, per non presentarlo a spatuzza, vuol dire che non era un mafioso. Era tante, ma scusi, Gioè, quanto persone voleva dire? Non è che l'hanno ucciso, è stato ucciso Gioè. Un po' sì. Come è andata con Ilardo, quando si sono resi conto che... Esatto, che voleva... esatto, perché... La frase di Ilardo che dice a ma guardi, purtroppo, Gioè, mentre Ilardo ha avuto la fortuna del coronnello Capitano Ricci, che ha raccontato un po' di cose, Gioè non l'ha avuto questa fortuna, ma Gioè ha avuto la disgrazia che voleva collaborare e non l'hanno voluto fare collaborare, perché il collaboratore Gioè racconta tutto, racconta pure quello che ha fatto con esempio. Per esempio io ho raccontato quando si voleva uccidere a Contrada, quando dopo entrò nelle grazie dei ma lei non ha mai avuto a che fare con i servizi? Guardi, io ho avuto, una volta ho avuto contatti con uno dei servizi, non mi ricordo come si chiama, però non perché io le raccontavo o le volevo dire, mentre Rina ha detto delle porcherie, io invece questo dei servizi, forse lui aveva altri scopi, però io l'avevo perché fortunatamente che c'è stata la mamma di Riccobono, mentre Riccobono era latitante, che ha fatto la domanda di grazia. Cioè, uno che è latitante non può fare la domanda di grazia. Io non mi ricordo questo come si chiama. Questo mi aveva raccontato e io ci ho fatto fare a Riccobono, alla mamma di Riccobono, una domanda di grazia, mentre Riccobono è latitante. Quindi io non ero perché volevo fare lo spione per come Rina voleva dire. Che ora ne sarei orgoglioso, ma non è vero niente. Io ero, allora ero un mafioso che ero orgoglioso della mafia, delle leggi che avevamo. Certo, quando ho capito però che la mafia non agiva più per come agiva e le cose che erano cambiate, dopo ho capito che tutto quello che io avevo fatto era di sbagliato, perché non contano niente i soldi a quello che conta. Quando tu vedi una persona e vedi che ti rispetta, ti vuole bene, ti accoglie, invece quando mi accoglievano era soltanto per timore o per interesse. E questo ora io l'ho cambiato e lo leggo negli occhi. Abbiamo l'ultimo minuto e mezzo. Io glielo lascio completamente suo e se vuole può lanciare un messaggio ai giovani che vedranno questa intervista, che l'abbiamo fatta a... veramente senza filtri l'abbiamo fatta. Allora io ai giovani le posso dire questo, io avrò modo, io spero di poterli incontrare a tanti giovani per fargli capire che una persona può cambiare, e specialmente quelli diciamo che hanno commesso qualche cosa di male e viceversa di continuare nel male possono, specialmente i giovani, perché non si rendono conto il male che fanno alla mamma, se sono sposate alle mogli, ai figli. Io mi sono reso conto del male che ho fatto a queste persone che mi volevano bene dopo che ho collaborato, dopo che ho capito cos'è il bene e cos'è il male. Vivere nel male non conta niente. Uno che vive nel male o viene arrestato o viene ammazzato, e se hai i soldi il governo ce li seguisce e fa bene, come dovrebbe fare anche con i politici. I politici, una volta che vengono beccati, che fanno traffici con i mafiosi, ce li dovrebbero sequestrare tutti bene. E io 10 anni fa lanciai un appello al capo dello Stato nel dire: faccia sua questa proposta. Quando un politico sbaglia, va bene, deve giustamente pagare per come pagano tutte le persone. Grazie. Io ringrazio Mutolo per il tempo che ci ha concesso. Io ringrazio a lei per il messaggio che io posso lanciare, diciamo, ai ragazzi e anche alle persone adulte, che c'è sempre tempo per cambiare.
per fare del bene, e rifiutare il male e abbracciare le cose belle della vita, che sono tante: gli sguardi, i sorrisi, la sincerità che ti offre una persona che ti vuole bene. Grazie a voi. Grazie e arrivederla.